Conclusione. Tutte le cose di questo mondo hanno un inizio e una fine. E anche il mio libro è finito. E finite sono anche le letture. Anche questo maledetto coronavirus finirà. E ci incontreremo un giorno e ricorderemo queste sere con un sorriso, spero. Lo scopo di questo libro è stato quello di raccontare a voi e ricordare a me l'atmosfera, il profumo, gli odori, i paesaggi, l'innocenza di un periodo storico del nostro paese. Gli inverni, per esempio, sapevano di fumo per il tubo della stufa economica che non tirava troppo bene e odoravano di mele conservate nel ripostiglio del cortile e di incenso, quello delle pigne messe accanto al fuoco per farle aprire. La scorza delle arance lasciava il suo profumo pungente e piacevolmente amaro sulle mani quando le sbucciavi nel giardino delle signorine nelle fondine. I vecchi sapevano di tabacco terzetto, arrotolato nelle cartine, e alla domenica tiravano fuori quei loro toscanelli che servivano d'inverno a tenere lontani i bambini e d'estate ad allontanare mosche e zanzare. La mattina presto, Sindonio Scupatore finiva la sua raccolta dell'immondizia dietro la fontana della chiesa, dove in un fondo di bidone bruciava tutti i materiali di risulta. I contadini che uscivano per andare al lavoro si fermavano a fare quattro chiacchiere e tendevano le mani per scaldarsi, bruciatore e termovalorizzatore. Tutto bene, ma quando nel combustibile capitavano le penne di qualche povera gallina, la puzza si spandeva per tutta la piazza, fino a passare sotto le porte del balcone della nostra cameretta, facendola diventare una camera a gas. La scuola del paese sapeva di Varecchina, che la bidella aveva usato per lavare i pavimenti, ma dopo un'ora prendeva il sopravvento il puzzo delle mura di tufo umide, delle scorregge dei ragazzi, figlie delle zuppe di fagioli, della minestra di montagna con la pizza di grano turco, del pane cotto mangiato per colazione e sapeva anche di letame, perché prima di venire a scuola i ragazzi che venivano dalla campagna avevano dovuto governare gli animali nelle stalle. L'inverno sapeva anche del grasso di maiale messo a bollire per farne sugna e cigoli croccanti, di fagioli messi a cuocere accanto al fuoco nel pignatiello di coccio, di fumo di camini e focolari, di carbonella che si consuma nei bracieri con la scorza di arance e di mandarini buttata sulla brace per deodorare l'ambiente. Sapeva di lagno e il residuo della spremitura delle olive che proveniva dai frantoi del paese. Le domeniche sapevano di naftalina alla messa delle nove, naftalina sulla giacca di velluto alla cacciatora dei contadini, quelle con le tasche dietro la schiena, e sapevano di mortadella, quella che zia Marazzella Apirolel metteva nei panini che andavamo a comprare dopo la seconda messa con i cugini di Carmiano. Il pullman delle 6:30 sapeva di anice e di caffè, di origano che le donne del paese andavano a vendere a Napoli o a Caserta e di olio che trasportavano in delle enormi ceste in equilibrio sulla testa come solo loro sapevano fare. E poi veniva la primavera, primavere vere, perché allora le stagioni venivano nel loro ordine e venivano tutte. Come avrei potuto non accorgermi della primavera? Di fronte al mio balcone c'è il giardino di arance di Zingioline, la mamma di Lello, e la sera il profumo delle zagare era tanto forte che dovevamo dormire con le porte chiuse. E le lucciole? Ma che fine avranno mai fatto le lucciole? Milioni, milioni di lucciole le catturavamo e poi le mettevamo nelle bottigline. Non è che le avremmo distrutte noi con quella caccia così spietata? E poi come si possono raccontare certi profumi? I fiori di San Domenico, le monacelle, le viole, i ciclamini del Maretto, l'erba saponara. E i sapori? Le ciliegie, non ce ne sfuggiva un solo albero, francese, forgioni, visciole. Le ultime a maturare erano quelle ai verdoni, le troiane, bianche e rosse, dure e succose, buone anche da mettere sotto lo spirito per offrirle agli ospiti in inverno.
le nespole di zi Carmela ai moschilli. Mai più mangiate nespole così. Ci sono personaggi veri e altri inventati. Non mi chiedete quali sono quelli veri e quali gli altri. Per me sono tutti veri. Alcuni sono facilmente individuabili per quelli che li hanno conosciuti. Spero che traspaia tutto l'affetto che nutro e che ho sempre nutrito nei confronti di tutti quanti, nessuno escluso. E le scritte in dialetto. Nel mio paese si parla, o forse devo dire si parlava, un dialetto molto diverso da quello napoletano. Molte parole non si sentono più. Chi si atteggiava a sapientone era uno strollo e quando non si trovava il cappello, le chiavi o il portafogli, era un farfarille, uno scazzamaurillo o un monacille che faceva i dispetti. Un ragazzo che passava molto tempo fuori casa era un bazariota e uno più monello della media era un galiota. Uno con la testa molto dura aveva agape miul. Il miullo era la parte centrale delle ruote dei carri, la parte più dura. E uno, basso di statura, erano buzzuculil. Quelli più tranquilli erano pagioglie, nzaccamela o abbunata. E nessuno mangia più i yugir, pezzi di intestino tenue del vitello, chiusi alle due estremità con lo spago per non lasciare fuori uscire il latticello. Davanti all'uscio delle case non c'è più un nanziport. Le case non si lasciano più aperte, ma si sprangano con portoni blindati e corazzati. Un nanziport serviva solo per non far entrare cani e gatti. Chi chiama più l'altalena, angula o zella? La mamma era Mamella, o padre Tatil, il nonno Tatone e il bisnonno o Vavona. Domani era Crai e dopodomani Miscrai. Le lucciole erano le cornuzzole. Un ragazzo con l'argento vivo addosso non trovava ricetta, teneva i tirpatil. Uno avaro era una pippa appilata. Una donna non portata per l'ordine e la pulizia non teneva rimme casa. Le anziane non portavano il grembiule, ma o mandasina o usinata. Ho cercato di trascriverlo per come si parla, anche se non è facile, e comunque trovo che sia la lingua più dolce del mondo. Verità o invenzione? Naturalmente tutte e due, verità e sogno, realtà e fantasia, come è nella testa di ogni ragazzo in modo inscindibile. Se continuo così, questo libro non finisce più. Diventa come quelle scene con gli amici, quando è così bello stare insieme che si inventano sempre nuove storie. E si fa finta di avere ancora tante cose importanti da dire solo per godere ancora un po' della compagnia. Per fortuna c'è sempre qualcuno che ha più giudizio e a un certo punto dice: voglio, si è fatto tardi, diamo un taglio. Ecco, diamo un taglio. Questo libro è nato per fare una chiacchierata con i miei figli. Non ci capita quasi mai di parlare. Mi illudo che basti qualche battuta, una pacca sulle spalle, un po' di soldi all'occorrenza, ma nel momento che lo dico mi accorgo che non basta proprio per niente e a niente serve crearsi degli alibi, il lavoro, la mancanza di tempo, la stanchezza. E ricordate, i figli non sono i vostri figli, i figli non sono nostri, sono figli delle stelle, figli della luce. Se verranno, sappiate che sono una grazia. E la parola grazia ha in sé il concetto di gratis. Non sono l'occasione per prendersi delle rivincite. La laurea che io non ho preso, la casa che non ho potuto comprare, i soldi che non ho avuto, il motorino che ho desiderato, l'auto sportiva dei miei sogni di gioventù. Non sono fenomeni da esibire con orgoglio. Sono uomini e donne unici, che vi danno più di quanto possiate restituire in tutta una vita vissuta per loro. Quando avranno imparato a camminare, date loro la vostra benedizione con un sorriso. Voi vorreste vederli camminare sempre per la strada più liscia, quella senza buche. La vostra esperienza e soprattutto i vostri errori vi hanno insegnato dove stanno, ed è giusto che vi battiate fino all'ultimo per indicare anche a loro le buche. Ha fatto così con me anche mio padre.
Aveva parole dolci e suadenti e le alternava a rimproveri che bruciavano come scudisciate. Tutto questo non mi ha evitato di cadere nella prima buca e poi di volta in un'altra ancora. E continuerò a cadere in esse senza saperle scansare, fino alla tomba, che è una buca anch'essa, ma ha il vantaggio di essere l'ultima. E voglio finire raccontando una storia. Poi cercherò di spiegarvi perché proprio questa. Ci sono storie che hanno uno strano filo, che unisce persone, luoghi, situazioni lontane anni l'una dall'altra, ma andiamo con ordine. La storia è quella di Caino ed Abele, che tutti conoscono nelle sue linee generali, e anche io la conoscevo per aver frequentato chiesa e catechismo, ma una sera, mentre aspettavamo di recitare il rosario, seduti attorno alla cucina economica, papà tirò fuori la sua Bibbia che conservava nella biblioteca della stanza da pranzo e ci lesse quei 16 versetti. Questi sono in tutto 16 versetti. Ce li lesse come un racconto, senza commenti né spiegazioni. Non era abituato a leggerci le sacre scritture e non ricordo che sfogliasse spesso quel libro rilegato in cartone nero. La storia si andò a piazzare in un angolo della memoria. Non ci pensai troppo, per la verità, né allora né per il prosieguo. La storia, eccola qui. Adamo ebbe da Eva due figli maschi, Caino ed Abele. Caino si dedicò a coltivare la terra e diventò contadino. Abele diventò pastore di pecore. Quando i due diventarono grandi, offrirono un sacrificio al Signore. Caino offrì i prodotti della terra e Abele i primogeniti del suo gregge. Il Signore gradì l'offerta di Abele e non guardò con benignità a quella di Caino. Ora già questo non mi sembra tanto un comportamento da Padre Eterno, ma forse la carne gli era più gradita della verdura. Comunque sia, Caino se la prese a male per la preferenza accordata dal Signore all'offerta del fratello e non poteva nascondere la sua rabbia a Dio, il quale lo apostrofò dicendo: «Perché sei irritato e te ne vai in giro con quella faccia appesa? Se avessi agito bene, non dovresti camminare con la testa alta? Se fai del male, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto, ma tu lo dominerai». Queste parole mandarono ancora più fuori di testa Caino, che invitò Abele ad uscire nei campi e appena fuori dalla vista degli altri lo ammazzò con un sasso. Naturalmente, fuori dalla vista degli altri non significa fuori dalla vista di Dio, che vide tutto, e chiese a Caino: «Dov'è tuo fratello?» «Non lo so, sono forse il custode di mio fratello io». «Cosa hai fatto?» gli disse Dio. «Hai ucciso tuo fratello. Sia tu maledetto, la terra che ha ingoiato il sangue di tuo fratello si rivolterà contro di te, e quando l'avrai lavorata, essa non ti darà i suoi frutti, e tu sarai fuggiasco e andrai ramingo per il mondo». «Ho fatto un peccato troppo grande perché io possa essere perdonato», si lamentò Caino. «Me ne andrò fuggiasco e chiunque mi incontrerà mi potrà ammazzare senza pagare nessuna colpa». Ma il Dio lo rassicurò: «No, non sarà così, perché chi ucciderà Caino avrà un castigo 7 volte più grande». E per questo il Signore pose su Caino un segno, così che quanti lo incontrassero non lo toccassero. E Caino se ne andò in giro per il mondo fino a quando non si fermò nel paese di Nod, ad oriente dell'Eden. E fin qui il racconto. Io mi sono chiesto: perché di tutta la Bibbia papà ci lesse proprio questo? E mi son detto che forse fu per farci riflettere, perché si può credere o non credere, ma in quelle scritture c'è materiale per riflettere. Abele non ebbe figli, quindi siamo tutti figli di Caino. Noi crediamo di aver inventato il peccato, ma siamo nati da uno che ammazzò suo fratello, e quindi il peccato lo abbiamo ereditato, lo abbiamo nel nostro DNA. Per fortuna il Signore continua dicendo: «Avrai il dominio sul peccato». E già questo è più rassicurante, ma suscita domande nel mio cervello. Altra riflessione: il Dio non pose su Caino un segnale per dire a tutti: «Quest'uomo ha ammazzato suo fratello, chiunque lo incontri può fargli fare impunemente la stessa fine». Al contrario, gli impone il segnale per dire al mondo: «Nessuno tocchi Caino». Si era macchiato di uno dei crimini più odiosi,
aveva infranto uno dei tabù più inviolabili. Eppure Dio, a un popolo che conosceva solo la legge del taglione, impose: nessuno lo tocchi. Domande senza risposta. Ma la risposta la trovò per me il mio professore di latino del liceo, l'amatissimo Don Nicola Paradies. Lo andai a trovare nel giorno del 25° del diploma. Aveva avuto un ictus come era successo a papà. Era all'Istituto Don Bosco di Napoli, l'Istituto Salesiano, e stava leggendo su un grosso librone scritto in una lingua incomprensibile. Questa è la Genesi, mi disse. E la sto leggendo in ebraico. Tutti i libri si dovrebbero leggere in lingua originale, perché altrimenti si perdono le sfumature. Sto leggendo la storia di Caino e Abele. Ecco che ritorna Caino e Abele. Don Nicola, Don Nicola, ma mi fate capire cosa c'è di tanto importante in questi pochi versetti? Andrea, questa è una storia che ha diverse letture. C'è in questi pochi versetti l'abolizione della pena di morte, prima di Pannella. Ci arrivò Domine Dio. Caino l'ha fatta grossa che più grossa non si può. Eppure il Signore gli lascia la possibilità di redimersi e di continuare a vivere e probabilmente da quel momento Caino si comporta bene. Ma la forza dirompente di questo racconto sta in una parola che in lingua ebraica suona più o meno Timsel, che il testo approvato dalla CEI traduce avrai, quando dice avrai il dominio su di esso, dove esso è il peccato. Ma io sono arrivato alla convinzione che la traduzione giusta di questa parolina è tu puoi, non un ordine, abbi, non una predestinazione, avrai, ma una scelta, tu puoi. Ma ti rendi conto? Dopo che ha ammazzato suo fratello tradendo il patto con Dio, Caino può ancora scegliere, lottare. E forse anche vincere. Forse diventò una persona giusta. Forse guidò con saggezza il suo popolo e forse per la fine salvò anche la sua anima. Questa è la vera scintilla di Dio dentro di noi. Tu puoi. Siamo diversi da tutti gli altri animali perché noi possiamo scegliere. È questa la scala che Dio ci ha dato per arrivare alle stelle. Un gatto non può scegliere, farà miau. Figlierà cuccioli e quando sarà il momento acchiapperà i topi. Un albero farà foglie e fiori in primavera e frutti a tempo debito. Solo l'uomo può scegliere. Per questo anche un uomo solo è più importante di tutte le sette meraviglie del mondo messe insieme, più di una stella o di una galassia intera, perché in tutto il mondo solo l'uomo può scegliere. Tu puoi. Capisci la grandezza di queste due parole? Non sto parlando di teologia o di religione. Queste due paroline rendono l'uomo una divinità. Poi mi accompagnò alla porta e mi salutò caramente. Alla prossima, Andrea, alla prossima. E ricorda, ricorda, Andrea, Timsel, Timsel. Purtroppo non ci fu una prossima volta per Don Nicola e per me. Il giorno dopo ho scritto un biglietto. Papà, adesso ho capito perché quelle sere ci hai letto la storia di Caino ed Abele. Poi sono andato al cimitero da papà. Mi sono assicurato che non ci fosse nessuno nei dintorni. E ho ficcato il bigliettino nella fessura tra il marmo e il muro. Sono anni che infilo bigliettini nella sua nicchia. Onomastici, compleanni, foto dei ragazzi, preghiere, richieste di perdono. Spero che ci siano dei topi che rosicchino tutto. So che lui li farà sparire, non permetterà che nessuno li trovi. Lui poi ha uno strano modo di rispondermi. Mi fa trovare articoli di giornale, mi fa svegliare con la voglia di andare a rileggere dei libri dove trovo le risposte, i consigli e so per certo quali sono quelli che lui voleva farmi trovare. Adesso sapete di me qualcosa di più. E anch'io, aprendo questi cassetti così gelosamente custoditi e tirando fuori ricordi e sentimenti che mai avrei pensato di dividere con qualcuno, forse so di me qualcosa che prima di scrivere questo coso, questo libro, non sapevo. Mi sono accorto, per esempio, di essere stato un uomo fortunato
e di avere avuto tanto dalla vita. Non lo so se me lo sono meritato. Di certo me lo sono sudato, perché ne sono più che certo, la vita non ti dà niente per niente. E nonostante tutto continuo a sentirmi fortunato. Una delle fortune più grandi è stata quella di avere avuto grandi maestri. Alcuni me li sono cercati, e parlo dei libri, e di alcuni in particolare che ho avuto modo di citare. Altri mi sono capitati, e parlo di papà, di Don Nicola Paradies, di altri professori che ho avuti, dei contadini del mio paese dai quali ho appreso forse più degli stessi professori, la dignità, l'onestà e l'attaccamento al lavoro e alle radici. Cosa devo a questi maestri? Il meglio di me stesso, perché del peggio sono debitore solo a me stesso. Grazie a loro ho capito che solo per pochi eletti la vita è una missione. Per una esigua percentuale è una milizia, per tutti gli altri, e io faccio parte di tutti gli altri, è un servizio. E qui finisce per davvero. Ricordate, ragazzi, di questo libro dimenticherete tutto, dimenticherete le letture e queste giornate, ma spero che vi resti questo. Tim Sella. Tim Sella. Tu puoi, tu puoi. E adesso vi voglio cantare anche io l'inno di Mameli. Queste sono state le giornate e le serate dell'inno di Mameli. Ed io non voglio essere secondo a nessuno. Non badate alla chitarra, vi prego, perché l'ho presa in mano dopo anni. E neanche alla voce, che è ancora più rugginita delle corde della chitarra. Prendetela così per quello che è. Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma che schiava di Roma, Iddio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma che schiava di Roma, Iddio la creò. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò.